Ben ritrovati agli amici di Golf Television, puntata numero 321. Guarda che bella inquadratura, Marco, del nostro host. Beh, l'abbiamo qui in carne ed ossa, non solo nei filmati finalmente. L'arbitro di Golf Television. Ecco, no, diciamo che è il presidente degli arbitri, dell'Associazione Italiana Arbitri di Golf. Complimenti, Roberto. Grazie. Ballini. E grazie per essere venuto. Finalmente. Grazie a voi. Allora, sappiamo che questo è un periodo un po' finalmente dove ti fermi a casa, non sei in giro per il mondo ad arbitrare, visto che tu sei arbitro internazionale, e oggi credo che è una bella puntata perché ti abbiamo sentito in collegamento telefonico anche settimana scorsa sulle specifiche. Diciamo che questo Covid nell'ultimo anno, ahi noi, ne ha combinate un po' di tutti, anche nelle rivoluzioni, nelle regole, e ci sono parecchie cose da vedere. La premessa iniziale però, Marco, la dobbiamo fare. Settimana scorsa avevamo Alberto Treves de Bonfili, consigliere della federazione, qui nostro ospite, e abbiamo parlato tra le tante cose anche di questa bella apertura che c'è stata nei confronti del golf, perché anche in momenti difficili come questi erano consentiti chiaramente spostamenti per andare a giocare, partendo dal presupposto che non siamo 30 milioni di golfisti. Oggi, questa settimana, c'è marcia indietro con l'ultimo decreto, quello di Natale, perché io credo che ci giochino molto delle invidie patetiche di altre discipline sportive, e non mi vergogno a fare i nomi e i cognomi, il tennis, il nuoto, che sono due federazioni dove pensassero a essere governate meglio al loro interno, non sarebbe male, anziché andare a guardare a casa degli altri. E poi è un discorso, credo, politico. Il succo è che non si potranno fare gare fino al 31 gennaio. Gare di interesse nazionale. In generale. Sì, no, ho Marco, capito. Marco, no, non si fanno gare. Non si fanno gare. Perché? Perché? Perché la federazione ha dichiarato ufficialmente sul sito del CONI che non ci saranno gare di interesse nazionale a livello agonistico fino al 31 gennaio. E così hanno messo a tacere tutte quelle polemiche che nascevano dai loro colleghi di federazione. In questo caso credo che la federazione golf è stata presa in mezzo in modo un pochino subdolo, dalle altre discipline. Ma soprattutto anche di una parte di stampa, di giornalisti, che non trovano di meglio che raccontare ogni tanto delle fregnacce. L'avevamo detto l'altra volta, bisogna essere documentati per parlare. Siccome è uscita questa favola, questa leggenda metropolitana che diceva basta avere un ferro da golf in macchina e tu te ne fai un baffo, non quello di Ballini, ma te ne fai un baffo delle zone rosse, vai ovunque. Non era così, perché dovevi avere una tessera federale, dovevi essere iscritto online in quel circolo, era tutto controllabile. E quindi mi spiace anche che un giornalista bravo come Beppe Severgnini ha attaccato il golf in più riprese in modo vergognoso. Caro Beppe, attacca la tua Inter, che forse ne avrebbe più bisogno. Allora, se mi permetti, se mi permetti vorrei anche aggiungere una cosa. Non vediamo il golf soltanto come l'aspetto ludico, l'aspetto del divertimento che il golfista ha. Non dimentichiamoci quante persone lavorano sul golf e quante famiglie possono vivere sul golf. Al golf di Franciacorta, quando ho iniziato io, avevamo 17 dipendenti, più c'erano due maestri, più tutta la parte ristorante, più il pro shop, il negozio dove vendere le attrezzature. Quindi se moltiplichiamo questo numero di persone per i 300 circoli che ci sono in Italia, pensiamo quanta gente lavora. Quindi abbiamo l'immagine di una persona che si sta facendo vedere come si cambia una buca. Quindi tutte queste persone comunque lavorano, e si lavorava normalmente 5 giorni su 7, ma anche a volte 7 giorni su 7.
Quindi non dimentichiamo, chiaramente anche le altre attività sportive hanno questi problematici. Prendiamo ad esempio lo sci, che adesso in questo momento è stato bloccato. E la legge di Murphy ci ha visto bene, ha fatto nevicare come Dio la manda. Infatti. Sotto. Quindi dire che il golfista si diverte per giocare a golf è vero, ma c'è anche chi ci lavora al golf, che è importante. Ma la solita storia, c'è questa, una certa invidia nei confronti di questo sport, che il golf, eppure il distanziamento qui è obbligatorio se uno si becca un ferro in testa, non ci sono assembramenti, siamo sempre alle solite, Marco, che noi lo ripetiamo, c'è un po' di invidia perché questo è considerato lo sport dei ricchi, lo sport della gente così, invece in realtà l'abbiamo detto più volte e io non lo ripeto più, non è vero. Tranne aggiungere che è salutare, che pulisce la testa dai problemi e che in momenti come questo chi ha la possibilità di andare a giocare a golf non ha fatto del male a nessuno e ripeto, non è che si sposta, crea imbuti in autostrada, blocca il traffico o altro, perché sennò siamo al patetico. Quindi le trasmissioni televisive che sono state fatte contro il golf in questi ultimi 15 giorni, i giornalisti che hanno preso la parola, ripeto, senza avere cognizione di causa. Perché a me ma non è che magari si può dire, come dicevano i latini, divit et impera? Lo so, caro, ma cioè, guarda che però è avvilente tutto questo. Lo so che è avvilente. Io credo che il gesto della federazione sia, da questo punto di vista, comunque emblematico, perché ha detto tagliamo la testa al toro, è una cosa politica, lo si è capito chiaramente, e benissimo, noi non abbiamo gare fino al 31 gennaio, fermi tutti, si ripartirà con la nuova stagione quando sarà ora, in un momento dove fortunatamente sembra che stiano calando questi picchi. Parliamo di golf adesso, di golf giocato, di golf bello, divertimento all'aria aperta, in 700.000 metri quadrati di superficie media, che sono 70 ettari, si muovono 120 persone, distanziate 4 alla volta di 200 metri, non facciamo male a nessuno, anzi giocate che è tutta salute. Roberto Ballini, al tuo. Facciamo un po' di pubblicità. No? Facciamo un po' di pubblicità subito, hai ragione. Direi. Hai fatto bene a riprendermi. Ero col dente avvelenato in partenza, questa storia qui, ancora i decreti. Ci vediamo tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in studio. Abbiamo parlato adesso di persone popolari e impopolari in tutto questo marasma di decisioni che stanno prendendo un po' tra capo e collo il golf italiano, sempre per mosse politiche e non per demeriti, diciamo. Uno che è molto popolare, secondo me, visto che è stato anche rieletto con grandi consensi, cioè il 100% dei voti ha preso, è il presidente del comitato regionale dell'Emilia-Romagna della Federazione Italiana Golf, che risponde al nome di Stefano Frigeri, che è anche un collega. Ben ritrovato a Golf Television. Ben trovati a voi, buongiorno e buonasera a voi e ai vostri telespettatori. Senti, ma ce ne sarà uno che non ti ha dato il voto, ma che? Tutti te l'hanno dato il voto. Devo dirti che io speravo il 110%, perché ormai in questo momento ci sono anche degli incentivi, evidentemente non sono riusciti a darli, no? È che mi ha fatto molto piacere questo risultato, perché premia comunque il lavoro di 8 anni a questo punto, certo, di tutto il comitato, e ci siamo impegnati moltissimo, lavoriamo con grande passione, soprattutto nella parte dei giovani e nello staff tecnico, e quindi è un premio al sottoscritto ma anche a tutto il comitato, e quindi non posso che essere molto molto contento di questa rielezione. Guarda, per farti onore, abbiamo delle immagini in sottofondo che scorrono, qui siamo a Cervia, mi sembra, comunque tutti i campi dell'Emilia Romagna. Stefano Frigeri, allora, noi abbiamo iniziato questa trasmissione perché settimana scorsa eravamo ancora sull'onda dell'euforia per dire finalmente hanno capito, eccetera, e adesso ci ritroviamo con questo passo indietro, giusto credo come atteggiamento della federazione, anche se non sta a me dirlo, però ha levato qualsiasi polemica dicendo va bene, perfetto, fino al 31 gennaio non abbiamo gare di interesse nazionale a livello agonistico, così rompetevi le scatole tra di voi, perché ci sono altre federazioni, mi sembra, e una parte anche di giornalisti non addetti ai lavori che hanno remato contro, ma tanto contro il golf. Cosa ti senti di dire? Allora, innanzitutto guarda che non succede nulla se parli bene della federazione, quindi anche non è così. No, difatti l'ho detto. Se, lo,
se lo fai ne siamo felici, ma so che lo fai perché so che lo fate, sia tu che Marco Lanza siete due persone che avete il golf nel cuore e quindi ovviamente anche tutto quello che viene fatto per il golf, anche quello che fa la federazione, a volte non è sempre tutto è perfetto ed è giusto e quindi anche le critiche che a volte vengono mosse alla federazione sono tutte registrate per poter migliorare nel tempo. Certo. Detto questo, la situazione Italia è una situazione che è cambiata e che cambia, ahimè, con tutti i decreti che il Ministro sta facendo per cercare di portarci fuori da questo tunnel. E le cose cambiano, sono cambiate dall'inizio di questa pandemia, dove la federazione ha cercato disperatamente di aiutare i circoli, di aiutare il mondo del golf per non far morire uno sport che normalmente da tutti è accettato come essere uno dei pochissimi sport che si può praticare senza creare degli assembramenti o dei rischi di contagio. Ricordo che ci siamo spesi tantissimo ottenendo risultati positivi per far sì che fossero mantenute, perché le manutenzioni del campo potessero essere fatte e quindi dare la possibilità ai circoli di continuare a vivere. Poi abbiamo tirato fuori dal cilindro la possibilità di fare questi extra day score e quindi dare la possibilità ai circoli di poter continuare a vivere. E poi anche nell'ultimo DPCM usufruire del calendario agonistico che avevamo messo in atto all'inizio dell'anno agonistico stesso per poter continuare a giocare. Ora viene chiesto allo Stato, viene chiesto alla Nazione, viene chiesto a tutti noi di fare ancora di più un periodo di attenzione e di restrizione e noi dobbiamo adeguarci a questa situazione, è certo. L'Italia che lo chiede e noi non possiamo fare diversamente. No, chiarissimo. No, ma difatti dicevo, credo che sia una questione politica in fin dei conti e spinta anche un po' dall'opinione pubblica perché io ho fatto anche nome e cognome, ma è uno dei tanti, perché se Beppe Severgnini va in televisione o scrive degli articoli e attaccano il golf dicendo che è vergognoso che quattro possono andare a giocare a golf quando non possono aprire il ristorante e tutto, fa del terrorismo gratuito, credo, perché non è a conoscenza di tante altre cose. Bravo, proprio stamattina sia sul Corriere online che sul video del Corriere c'è una lettera che è stata inviata appunto a Severgnini in cui da un golfista che si meravigliava che ci fosse questa possibilità. Il problema secondo me è affrontato ed è stato affrontato in maniera non corretta dai media, c'è stata molta disinformazione. Perché certo. Si è sempre detto che bastava avere una mazza da golf in macchina. Bravo. E questo dava il passaggio, il passepartout per poter fare qualunque cosa. Non era così e non è così, bisogna avere una tessera federale, bisogna essere iscritti ad una gara, insomma ci sono delle cose che sono diverse. Sicuramente gli altri sport, il mondo politico, ma anche le persone attorno che comunque, ripeto, stanno pagando sulla propria pelle tante restrizioni, non hanno capito che questa attività sportiva non aveva e non ha assolutamente o ha pochissimi rischi per poter creare pandemia e per poter creare ancora di più infezioni. Guarda, c'è una domanda di Marco Lanza. Stefano, volevo dirti questo, lasciamo perdere, non diamo spazio e pubblicità a questi che denigrano questo bellissimo sport. Invece voi in questa situazione, in questi ultimi mesi, di grande difficoltà, come vi siete difesi in Emilia Romagna? Allora, in Emilia Romagna abbiamo pagato, ahimè, lo scotto e le difficoltà che un po' tutta l'Italia ha dovuto pagare. Siamo stati fortunati all'inizio perché siamo riusciti ad avere questa colorazione in giallo che è poi diventata arancione e proprio soltanto nei giorni scorsi, cioè ieri, domenica, siamo ritornati gialli. È ovvio che le condizioni generali sono state difficili per tutti, però devo dirti che non più tardi di un paio di settimane fa, andando in giro per i circoli per vedere, per sentire gli umori e per capire se c'erano dei problemi particolari, ho visto tantissimi ragazzi avvicinarsi ai campi pratica e mi sono meravigliato, ho chiesto ai maestri come mai tanto entusiasmo e loro mi hanno detto guarda, in questo periodo, mai come in questo periodo abbiamo avuto una richiesta così prestante di poter fare lezione, di poter far capire ai ragazzi
la bellezza di questo sport praticato all'aperto. Vuoi le palestre chiuse, vuoi le difficoltà per poter praticare altri sport, però ne abbiamo sicuramente giovato. E da quando è cominciata questa pandemia, da quando siamo riusciti per un modo, in un modo o nell'altro, di riaprire i campi da golf, non ho mai visto tanta frequenza, ripeto, tanto rispetto da parte dei giocatori e tanta attenzione da parte dei circoli nel mettere in atto tutte le situazioni che vanno messe in atto per una situazione certo, di questo genere. Però non ho mai visto tanta gente come in questo periodo accanirsi per trovare un tea time nei circoli. È ovvio che i circoli, molti hanno pagato qualche difficoltà economica, soprattutto le chiusure dei ristoranti, quindi degli incassi minori. Però diciamo che abbiamo retto l'urto, non siamo crollati, questo è già un grande risultato. Stefano, siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora un minutino per trattenerti con noi, perché so che ti stai documentando, avendo un po' di tempo a disposizione finalmente, e conoscerai finalmente bene le regole del golf adesso. Allora, stai prendendo in giro, ma devo dirti che ho avuto il piacere di riascoltare nella puntata dove avete avuto ospite Alberto Treves, le indicazioni di Ballini, che mi ha io ho dimenticato, devo dirti, della sua bravura, delle sue spiegazioni così, così chiare e così attente. Per cui da domani io divento il primo fan di Roberto Ballini, per cui sì, se ho dei dubbi ormai so dove andare a parare per risolvere tutti i miei dubbi. Se dovessero per caso rimanere, lo chiamo. Stefano, la ringrazio di questo, però lì in Emilia-Romagna avete tantissimi arbitri, primo fra tutti Marcello Franchi, che è anche vicepresidente della nostra associazione. Che arbitro Marcello è un amico, e devo dire una cosa. Facendo i complimenti a Ballini, ma anche a Marcello Franchi, devo veramente fare i complimenti a tutto questo stuolo di persone che sono a volte non le vedi, a volte io però nelle premiazioni mi fermo sempre un pochino di più, mi soffermo su di loro, perché dal giorno prima, da due giorni prima sono in campo per segnare le difficoltà, per segnare il campo, poi li vedi girare quasi come delle ombre, ma sono sempre molto presenti. Sono delle figure per me e per il golf italiano, vi assicuro, importantissimo. Presidente, l'ultima battuta di Marco Lanza. I miei complimenti a tutti. Stefano, ascolta, noi ti aspettiamo qui in studio per parlare un'intera trasmissione del golf nella tua regione, soprattutto sui giovani. Ma volevo farti una domanda per una risposta brevissima. Sono più le soddisfazioni che ti stanno dando i giovani del settore giovanile del golf o i risultati raggiunti dalla tua squadra di calcio del cuore? Questa è il Parma, e in questo momento non stiamo andando in buone acque, per cui i giovani del golf tutta la vita. Allora, noi ti ringraziamo per questo intervento, ti ricordo comunque, se vai sul nostro sito internet trovi altre 77 puntate di Roberto Ballini, siamo 77 Roberto? Sì, 77 puntate, dove puoi vedere le regole spiegate. C'è tutta la casistica possibile e immaginabile, anzi intanto... Visto che si rimane a casa per Natale, Capodanno, ecco, guardate Golf Television, perché siamo anche free on demand, noi non chiediamo soldi, però... è tutto gratis, come quando andiamo in onda in televisione. Grazie mille Stefano, un abbraccio, buon lavoro. Voi un abbraccio, ciao. Buona continuazione. Arrivederci, ciao. Stefano. Allora, arrivederci. Ci dobbiamo fermare un attimo, poi subito in studio nuovamente con Roberto Ballini, a tra poco. Francia Corta.
Insieme i sogni si realizzano. Il nostro era costruire un ospedale per curare i bambini malati di leucemia. Il primo dove unire ricerca, cura ed assistenza per guarire un bambino in più. A Monza, il Centro Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino. Ricerca, cura ed assistenza, insieme. Questo è oggi il nostro ospedale. Scopri come aiutarci a guarire un bambino in più sul sito comitatomarialetiziaverga.it. Allora, si sorride e si scherza qui in studio in attesa di riprendere chiaramente il nostro Golf Television, ma Roberto Baldini, ce l'ha dato lo spunto così per ricordarlo proprio Stefano Frigeri, 77 puntate. Noi però abbiamo anche tante persone che ci scrivono, come Luciano Lorenzelli che ci ha scritto proprio 5 giorni fa. Buongiorno, per cortesia, si può fare un video per riepilogare tutti i casi in cui si può toccare la palla con le mani durante il gioco? Grazie da un neogiocatore. Intanto Luciano, benvenuto tra i golfisti e ti accorgerai che è una cosa meravigliosa, più passa il tempo più ti affezionerai al golf. Ma anziché fare un video, rispondiamo in presa diretta quasi a Luciano Lorenzelli. Allora, quando si può toccare la palla con le mani? Quando la levi dalla tasca per giocare? No, diciamo che quando è iniziato il gioco del golf, quindi dopo che ho fatto il primo colpo dall'area in partenza, la regola base che mi consente di toccare la palla e alzarla è quando la mia palla si trova sul green. Quindi la marco, la alzo. O in fairway, la pulisco, nel caso. La posso, andiamo per tempi. Fairway è un'altra regola. Okay. Il fairway è un'altra regola. Oppure tutte le altre regole che mi consentono di toccare la palla. Esempio, ho un'interferenza con una condizione normale del campo, vale a dire che cosa? Un'ostruzione, acqua temporanea, che poi è una pozzanghera, oppure c'è una buca di un animale, o c'è un qualcos'altro che mi impedisce nel movimento, ma che è collegato nelle regole, che è vista dalle regole. Quindi in questo momento io la palla la posso alzare, posso sostituirla e dropparla secondo quella regola. Altra situazione, la mia palla la dichiaro ingiocabile. Dichiaro la mia palla ingiocabile perché in un cespuglio troverò l'opzione della regola che mi consente di mettere in gioco la palla e quindi l'alzerò con penalità. Esatto. Sono andato in area di penalità che null'altro è che la vecchia, parliamo anche di vecchie cose, l'ostacolo d'acqua, quindi il fiume, il lago, il ruscello, quello che è, la mia palla è lì, la posso sostituire, la alzo e posso farlo. Questo sempre. Quello che dicevi tu è la regola invernale del si piazza, che non è una regola sancita nelle 24 regole del golf come regola, è una regola locale che Arenei e USGA danno possibilità al comitato di gara di gestire questa opzione. Per che cosa? Per il rispetto del campo. Sappiamo che il giocatore quando fa il colpo, il giocatore giusto fa palla zolla, è chiaro che rovina. D'inverno la zolla non si recupera più, l'erba non la recupera più, avresti tutto questo sfacelo di zone lendinare. Terreno irregolare, anziché essere bello, tagliato. E quindi è consentita questa regola invernale, che è, ribadisco il concetto, sempre stabilita dal comitato di gara, dice oggi si piazza. Solo in fairway. Solo esclusivamente in ferro, ricordiamolo. Sì, sì, no, beh, è giusto ricordare. No, perché se c'è qualcuno che dice si piazza, bello anche nel rough. E in bunker nel momento dell'emergenza Covid, perché lì non si droppa, ma si, come abbiamo visto anche settimana scorsa, si piazza in bunker, quindi posso toccare la pallina con le mani e posizionarla a un bastone dal punto dove si trova senza avvicinarmi alla bandiera. Sì, questa è una cosa che temporanea. È stata messa molto temporanea, non è stata ben accettata, non è stata ben accolta dagli organi della federazione e dai miei colleghi che poi hanno fatto queste regole, però viene usata perché c'è il problema Covid. Abbiamo usato, hai visto, quel famoso rastrellino tascabile che tanto ti era piaciuto, che si può vedere nei nostri filmati, che aveva fatto ridere Marco. E è una regola però temporanea, quindi il circolo ha la possibilità di adottarlo o non adottarlo. Allora io spero che Luciano sia soddisfatto, già abbiamo esaminato un pochino tutti i casi dove si può toccare, quando la palla è in gioco, la possiamo toccare, magari segnare, vedere e poi posizionarla in modo. Possiamo dare anche un altro ulteriore, la palla impicciata. Ah beh, nel periodo che abbiamo detto fairway, ma anche nel rough,
quando sì, la palla praticamente è proprio infossata nel terreno di allora, gioco. Diciamo che la differenza che contraddistingue l'uso di dove piazzare una palla è quando c'è la regola del si piazza, che si dice nella parte accuratamente rasata del campo. Quindi parte accuratamente rasata del fairway. È normalmente è l'altezza del fairway o più basso del fairway, quindi può essere anche il collar intorno al green. Però quello che dici tu, la palla infossata, la palla impicciata, come comunemente si dice, in questo caso è una condizione anormale del campo, quindi una delle regole che citavo, che non me l'ero ricordata, francamente, hai fatto bene tu a ricordarmela, quando la palla si trova dentro nel suo pitch. Nel suo pitch è una... Ah, è una cosa meravigliosa. Diciamo quando ci vogliono due dita con infossata, un po' di forza per levarla. Ecco, ecco. Diciamo allora lì, lì posso droppare senza penalità. No, ma tu pensa se la palla rimbalza e va dentro nel pitch che ha fatto Marco, ecco, e che non è il mio, quindi non potrei teoricamente. Però a distanza. Senti, come ti trovi? Hai equilibrio su queste nuove sedute di Golf Television? Devo dire che ho fatto, devo dire che avete fatto un ottimo. Prima di tutto riesco quasi a toccare in terra. E poi non mi. Allora te lo chiedo perché adesso abbiamo una lezione di golf e sai che l'equilibrio è fondamentale, soprattutto nello swing, come ci spiega molto bene, beh, chi? Carlo Zappa. Amici Golf Television, ben ritrovati da Golf Club Carimate. Oggi andiamo ad affrontare un argomento molto importante nel gioco, quello che è l'equilibrio. Durante uno swing noi dovremo mantenere l'equilibrio per tutta la durata del movimento. Il gesto che noi andiamo a fare è influenzato da due parti fondamentali, il grip, che è la posizione delle mani sul bastone, e la posizione davanti a palla, che si chiama address. Quindi queste due parti fondamentali influenzano il nostro gesto. Quando noi andiamo a trovare il giusto grip e la giusta posizione, abbiamo la possibilità di fare il nostro gesto senza pensare a dove devo portare il bastone, perché il bastone si muove in base alla posizione che noi troviamo davanti a palla. Il bastone si muove in base all'elasticità muscolare del giocatore. Io non posso copiare lo swing di Dustin Johnson perché non ho la stessa elasticità muscolare. Quindi la mia preoccupazione è di riuscire a trovare una posizione dove vado a creare gli angoli del corpo, quindi lascio cadere le mie braccia verso il basso, le mani si trovano sulla perpendicolare delle spalle, e dove riesco ad avere il giusto equilibrio davanti alla palla. Come faccio a stabilire se sono a distanza corretta? Nel momento in cui io sono in posizione, se lascio il mio braccio destro rimane esattamente alla distanza iniziale. Se io fossi troppo lontano dalla palla, lasciando il braccio cadrebbe interno, quindi io per andare a rimettere mano destra la dovrei allontanare. E lo stesso discorso vale per il discorso di equilibrio, quindi io trovo la distanza corretta, devo essere sicuro che il peso è ben bilanciato su tutta la pianta del piede, perché quando faccio lo swing il peso deve rimanere bilanciato su tutta la pianta del piede, non può andare sulle punte, non può venire sui tacchi, perché sennò non ho più equilibrio e non riesco più a ruotare. La parte più importante è creare una rotazione, per creare una rotazione rimango centrale ai miei piedi, sia nel venire indietro che nell'andare in avanti. Quindi impugno bene il bastone, trovo la distanza corretta, faccio anche uno o due wiggle dove cerco di sentire che sono bene in equilibrio, finisco il colpo e rimango sempre bene in equilibrio. Vi aspetto alla prossima puntata.
Beh, è bello fare una trasmissione come questa perché ci consente tutto sommato di viaggiare tantissimo, grazie anche ai collegamenti telefonici. Dall'Emilia Romagna però facciamo poca strada, passiamo gli Appennini e andiamo in Toscana. E per parlare dello stato di salute del golf in Toscana abbiamo in linea con noi il consigliere del Comitato Toscana della Federazione Golf, Nicola Rissaliti. Ben ritrovato a Golf Television. Grazie, ben ritrovati a voi. Allora, come vanno le cose lì da voi? Il golf ha ripreso, adesso vabbè sappiamo, ne abbiamo parlato nella trasmissione, che non si faranno ancora gare fino a fine gennaio, ma lo stato di salute del golf, come vanno le cose? Più che di stato di salute parlerei di stato di sofferenza, perché come è noto la situazione non è rosea in Toscana come nel resto d'Italia. Questa situazione del Covid ha ulteriormente appesantito la situazione, per cui i circoli sono in una fase di sofferenza, soprattutto per il fatto di non poter fare le gare di circolo, quelle che consentono una parte importante degli incarichi, degli introiti delle associazioni sportive. Per cui, se la situazione non si chiarisce velocemente, non ci sarà una piena ripresa, i golf club della Toscana porteranno dei bilanci abbastanza pesanti, conclusione di questo 2020 che definirei nefasto, e vediamo quali sono le prospettive per il 2021. Ecco, perché ricordiamo, noi vediamo anche delle immagini con dei piatti, cioè un golf ha un indotto che è quello del ristorante, di una foresteria dove poter dormire spesso e volentieri, non solo del campo, e ci lavora tantissima gente. Certo. E credo che spesso e volentieri sia un po' snobbato dall'opinione pubblica in generale, perché vedono il golf solo come un giochino per persone che magari stanno anche bene economicamente, dimenticando che il golf è alla portata di tutti anche dal punto di vista economico oggi. Ma ci sono stati però, dopo la riapertura, dopo il primo lockdown, quello che iniziò a marzo, maggiori persone che si sono avvicinate al golf quando siamo usciti dalla prima fase di lockdown, oppure no? Perché altre regioni danno dei dati molto incoraggianti. Sì, il fatto di aver potuto anche giocare in questi ultimi tempi, fare le gare, è stata un po' una cosa che a noi golfisti ha fatto piacere, ha dato un po' il fumo negli occhi ai praticanti di altri più sportive, che non riconoscono al golf quella situazione salutistica che invece ha, di poter giocare all'aperto con il distanziamento sociale garantito, per cui questo diciamo ci attira un po' gli strali di altre discipline sportive, però ci ha attirato l'attenzione degli utenti, di coloro che sentono la necessità comunque di praticare uno sport. È stato dimostrato proprio in questa fase che il golf è uno sport che si pratica in sicurezza, e questo ha creato le condizioni perché la promozione dei circoli si orientasse proprio sul mettere in evidenza gli aspetti salutistici, per cui la tendenza era ed è tuttora incoraggiante. Una giusta campagna di comunicazione anche da parte della Federgolf potrebbe venire incontro per avere la possibilità di avere nuovi iscritti, di pubblicizzarsi verso il grande pubblico dei potenziali utenti. Però ecco, siamo in questa situazione contingente dove l'incertezza dell'oggi riverbera incertezze anche sul domani. Tante strutture da golf, le golfistiche non solamente in Toscana, o che hanno una grossa incognita sulla possibilità di riaprire nel 2021 o di portare avanti un 2021 con dei bilanci accettabili se le cose non cambiano. Nicola, però questo è un mal comune che investe non solamente il golf, ma investe anche tante altre imprese. Nicola, scusa, ti volevo dire questo: tu ti sei speso moltissimo nella prima fase per dimostrare al mondo, diciamo così, che il nostro è uno sport sicuro, uno sport tranquillo. Adesso c'è questa marcia indietro. Un suggerimento, uno, che tu ti senti di dare in questo momento, a parte il fatto che non si può fare più nulla, che può un attimino alleviare la sofferenza del golf? È quello che ho appena detto. Secondo me la Federazione Italiana Golf dovrebbe essere in evidenza anche sui risultati delle ultime attività. Ci sono dei problemi con la linea, mi sa. Pronto?
Mi senti? Ecco, adesso sì. Dicevi? Sì, ecco. Dicevo che il suggerimento mio è quello che ho dato proprio adesso, ossia investire da parte della federazione in una campagna di promozione che vada rivolta non al pubblico dei golfisti, ma al grande pubblico dei potenziali golfisti, ossia tutti coloro che intendono, che vogliono praticare uno sport, come questo sia uno sport che si può fare in sicurezza. Al Chiaro. Momento perché lo possiamo corredare dei risultati su un'attività sport certo. di recente, dove nei campi da golf non si sono avuti contagi, non ci sono stati problemi di contagio. No, no, è quello che abbiamo ripetuto anche noi a lungo. Purtroppo il collegamento non è il migliore come linea, ti sentiamo un po' a fatica. Noi comunque ti ringraziamo, Nicola Risaliti, e speriamo di incontrarci presto sui campi splendidi. Abbiamo visto delle immagini meravigliose adesso, proprio della tua regione, della Toscana. Un'area che non solo a livello golfistico invoglia ad essere visitata. Grazie ancora, mi raccomando, tenete duro anche voi. Allora, ecco, è saltata lì alla fine, vedi. Allora, noi tutte le settimane abbiamo un bravo arbitro internazionale che ci spiega delle regole, caro Roberto. Anziano. Poi baffi. Anziano. Ti sei dimenticato una regola, ma l'hai fatta apposta, di casi dove si può toccare la pallina con le mani. Sì, qual è? Abbiamo modo di vederla, è quella quando riconosciamo la nostra palla, che qualunque parte del campo noi vogliamo, marchiamo la posizione della palla, la alziamo con le due brave ditine, o diti come si suol dire, e non, senza pulirla andiamo a vedere se è la nostra palla, dopodiché la ripiazziamo nel punto dove era. E questo allora è un altro... spazio alle regole del golf con l'arbitro internazionale, presidente AIAG, Roberto Ballini. Riconoscere... Il vostro Roberto. Roberto. Il vostro Roberto. Riconoscere la palla. Da Gol Televisione da Roberto, ciao a tutti. Ho giocato, non ho fatto un grandissimo colpo, la mia palla si è fermata in questa zona, la mia palla, quella che presumo possa essere la mia palla. E come vedete ho cominciato a cercare. Ricordo sempre che la ricerca della palla è consentita per massimo 3 minuti. Al termine dei 3 minuti, quindi 3 minuti e un secondo, la palla viene considerata persa, se in questo lasso di tempo io non la trovo. Fortunatamente, come avete visto, non sono passati 3 minuti, passato pochi secondi, perché avevo un'idea di dove era la mia palla e la palla l'ho trovata. E vi chiederete cosa fa in mano del tee. E la mia palla, io vedo una palla bianca, ma non so se è la mia. E per non incorrere nel pericolo di giocare una palla sbagliata, cosa mi è consentito fare? Marcare la posizione della palla, in questo modo, la marco con un tee, la alzo e, come vedete, con una certa accuratezza, con due dita, senza far niente che possa pensare che io stia pulendo la palla, riconoscere la mia. In effetti era una Wilson Staff 1, addirittura logata Golf Television, che mi hanno regalato perché sono un bravo giocatore. Lasciamo perdere. La palla l'ho riconosciuta come la mia. Se voglio posso dirlo anche alle persone che giocano con me che stavo facendo questa operazione, ma l'importante è che io abbia marcato la posizione della palla. Con accuratezza ripiazzerò la palla in questa posizione, toglierò l'attrezzo con cui ho marcato la posizione, che in questo caso è il tee, la mia palla è in gioco e da qui posso giocarla. Come sempre, se avete dei chiarimenti, scriveteci e noi saremo in grado di rispondervi su tutte le vostre domande. Da Gol Televisione e da Roberto, ciao! Vicini alla conclusione di questa puntata di Golf Television, ma qui c'è... Sì. No, volevo fare, prima di finire, un bilancio, Roberto, su questi primi 2 anni con le nuove regole. Ecco, come sta andando? E un'altra domanda in mezzo. Tu che arbitri molte partite
a livello internazionale. Anche lì, qual è l'argomento dominante sulle nuove regole? Bilancio. Siamo a 2 anni dall'inizio dell'ammodernamento, il bilancio è stato abbastanza, oserei dire, tranquillo, nel senso che i giocatori hanno recepito immediatamente le regole. Per quello che mi confà, quando abbiamo iniziato le prime gare alla Winter Series 2019 in Egitto, abbiamo fatto una riunione con tutti i giocatori presenti, erano circa 110 giocatori, e abbiamo illustrato le nuove regole, soprattutto le particolarità. Quella che più di tutti è stata assimilata è stata quella del tenere l'asta della bandiera in buca, che diventa abbastanza comodo, soprattutto in funzione dove la palla si trova sul putting green. Altra regola che è stata assimilata con una certa, tra virgolette, tranquillità, i 3 minuti di ricerca, perché erano tutti abituati ai 5, però si sono abituati quasi subito tutti i 3 minuti. Quella che ancora un po' fatica ad essere considerata è il ready golf, che il ready golf invece diventa una cosa molto importante, soprattutto per quando situazione in campo, un giocatore mi chiama, ha un ruling, quindi devo arrivare, devo dargli la situazione, come fare, come risolvere il problema, gli altri giocatori possono andare avanti a giocare. Lì entra, credo, la strategia, vedere che colpo fa lui che è dietro di me, perché sennò posso fare un colpo diverso. Credo nell'ultima giornata di gara, o quando ci si gioca la vittoria, forse lì subentra anche un po' di tattica, no? Sì, nell'ultima giornata di gara ci può stare, però l'ultima giornata di gara è 1 su 4 o 1 su 3, quindi ci sono le altre 2 o le altre 3 prima, che aiutano molto nella velocità di gioco. Quindi il ready golf non è una maleducazione se i giocatori non stanno lì, anzi, noi invitiamo proprio i giocatori a sveltire il loro gioco, proprio perché nel frattempo il nostro ruling di arbitro magari diventa un attimino complicato, diventa difficile. Ci sono 1000 situazioni che te lo possono allungare e quindi gli altri giocatori vanno avanti. E come sono stati questi 2 anni invece con Marco Lanza e Claudio nelle riprese? Perché ci siamo divertiti. No, io vorrei sapere chi vince poi tra voi due. No. Portate sempre gli scori in segreteria, non ho ancora capito chi vince tra voi. Allora, se mettiamo in campo la conoscenza delle regole, io lo frego con la conoscenza delle regole. Se mettiamo in campo la capacità di gioco, lui mi batte con la capacità. Troppo buono, non è vero, quindi, vince sempre lui. Se però l'ultimo score che abbiamo consegnato era ai posteri di largo sentenza. Era bianco. Tornando al discorso delle regole, del bilancio, quello che è stato... è stato simpatico vedere come tutti subito hanno imparato il droppaggio, quello all'altezza del ginocchio, e lì le ginocchia vanno a qualsiasi altezza, non si capisce perché dovresti stare. Io vedo di quella scena incredibile. Sì, sì, perché la regola dice all'altezza del ginocchio con il corpo eretto, quindi il corpo eretto vuol dire che la parte della gamba deve stare diritta, però ciò non toglie che io posso stare anche inginocchiato e tenere la palla più alta stando inginocchiato. Alcuni molto carini droppavano così, mettendo il braccio sulla gamba e facevano cadere la palla dal testa del ginocchio. No, poi ci sono quelli che si accovacciano praticamente, poi l'abbassano e praticamente il droppaggio diventa di 10 centimetri. Il ginocchio dei 7 nani. E certo che uno alto è svantaggiato però. Uno di 2 metri che gioca a golf, uno alto 2 metri, cioè voglio dire, altezza del ginocchio e il droppaggio di prima di uno piccolo. C'è il vantaggio e lo svantaggio del piccolo, però se hai la palla sulla pianta la vedi prima, io la vedo dopo, quindi... Va bene. Allora, siamo quasi in conclusione. Come si prospetta la nuova stagione a livello di nuovi arbitri? Siete carenti, soddisfatti oppure auspicate avere più arbitri in Italia? Stiamo notando molta richiesta di persone che scrivono al nostro sito AIAG per avere informazioni sul come poter diventare arbitro. Gruppo arbitro italiano, federali, internazionali, nazionali o di altro livello è abbastanza cospicuo. Certo, gli impegni sono tanti e in questo periodo per molti colleghi, tolto i pensionati, trovare disponibilità di allontanarsi dal posto di lavoro di 3-4 giorni, 5 giorni, una settimana diventa molto difficile. Quindi anche in questo caso bisogna trovare gente che sia disponibile e che abbia anche la passione delle regole. Diciamo che il comitato Regole e Campionati, presieduto dal collega amico Giulio Griffi,
ha fatto salti mortali per riuscire a creare dei comitati e ce l'ha sempre fatta. Però è chiaro che a volte il comitato hai la persona che sta 2 giorni, l'altra che sta 3, perché impegni di lavoro, impegni di famiglia, certo, non sono cose molto semplici. Non siete all'altezza degli arbitri di calcio che guadagnano degli stipendi favolosi, insomma. No, noi abbiamo rinunciato al guadagno perché non sapevamo più dove metterli in banca, perché siccome noi abbiamo la banca come quali paperon de paperoni. Allora, vogliamo ricordare l'indirizzo? Se volete diventare arbitri di golf, che è una cosa affascinante comunque, e da approfondire, possono scrivere info@aiagolf.it. info@aiagolf.it, acronimo di Associazione Italiana Arbitri Golf. AIAG. Allora, grazie per essere stato con noi Roberto Ballini, è stato come sempre un piacere. Io ringrazio voi come sempre. Noi ci vediamo a video settimana prossima, sì. Tu non sarai qui con noi. Marco, e noi invitiamo tutti, come ha fatto Lorenzelli, quando hanno qualcosa da chiedere o a Roberto Ballini per quanto riguarda le regole, o a Carlo Zappa per quanto riguarda il gioco, di scriverci che noi facciamo rispondere. Se avete problemi in cucina, sono qui a disposizione, mi raccomando. E si vede. Buona settimana a tutti, buon golf, grazie ancora.